Questa è la mia casa ormai da un bel po' di settimane, nel senso, non sono fuggita. Sono venuta qua in barca ormai qualche settimana fa. Allora, quella lì è diventata la porta di casa mia. Invece il portone è questo qui con tanto di chiave, però Gingioc mi scappava sempre. Allora oggi ho fatto questo lavoro un po' raffazzonato, soprattutto qui. Qui non è male, poi per non tagliarla l'ho messa qua. Qua non è neanche male. Almeno non dovrò uscire di casa per andare a recuperare il gatto. Non mi scappi più. Oggi sono andata in pescheria, che è proprio accanto al portone di casa mia, e mi sono presa questo piccolo rombo. Volevo farlo alla mugnaia, ma insomma, ci ho messo scivola. Come si fa? Con due mani, direte. Accidenti. La pescivendola ha detto 10 minuti. Qualcosina non ce l'avevo, tipo il vino bianco e neanche il prezzemolo. E vabbè, è quasi pronto. Voilà. Gingio che vuole. No, 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 no. Non è per te. Tu c'hai le tue crocchette. Scendi di lì, giù, dai, giù, 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 no, 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 fermo, giù, ok. Mentre io mangio, guardate dove si è messo Gingioc. Dai, scendi, scendi di lì. Allora, ho fatto il mio primo lavoro di falegnameria. Guardate qua, da questo pezzo di compensato ho tagliato questo qua. Ci voglio fare una mensolina. Gingioc. Speriamo che la rete regga lì. Vediamo se riesce nella sua fuga. Intanto è riuscito ad accendere la luce. Mi guarda. Ma cosa hai fatto? Hai chiuso dentro? Eh sì. Anche tu devi stare lì. Sei proprio imbranato, Gingio. Tutti mi hanno scritto, vedrai i gatti. Riuscirà a passare di lato, di sopra, di sotto, nulla proprio. Oh, me la fa, eh? Me la fa così. No, no, bastardo! L'umiliazione. Gingioc, torna qua. È pericoloso. Vedi? Gingioc, no, no. Torna qui. Non possiamo uscire dal portone. Torna qua. Gingioc. Mi toccherà tornarlo a riprendere tardi quando avrà fame, perché se lo chiamo adesso se ne infischia di me. Quando avrà fame, verso le 10, le 11, faccio il fischio magico e tornerà da me. Madonna che luce. Finalmente ho trovato Gingioc. Ho dovuto cercarlo per un sacco di tempo. C'ha male una zampina. Deve aver fatto la lotta con qualcuno. La tiene un po' alzata, non so bene cosa devo fare adesso, potrebbe avercela rotta.
Ho soltanto, cioè, che devo fare? Guariscono da sole queste cose? Povero micio. Minchuk. È come triste. Mi hai fatto abbattere. Se la lecca tutta. Sono riuscita a chiamare un veterinario, una ragazza sui messaggi mi ha dato il link che io non avevo trovato e la veterinaria mi ha detto che se sta tranquillo così che dorme, probabilmente non è niente di grave. Cingio che è tranquillo nella sua cuccia, ha mangiato. Fa avanti e indietro, beve un po' di acqua, un po' di pappa e sonnecchia. Si sta rimettendo pian pianino. Mattina appoggia molto meglio la zampina. Carino. E non è niente di grave. Probabilmente si è slogato, insomma, contuso, insomma, però non ci sono ferite, non è rotto, ci vuole solo un po' di tempo. Micio, micio. Ha anche ricominciato a fare le fusa.